Consulenza di fiscalità internazionale, che cos'è? A cosa serve davvero? E soprattutto quando è arrivato il momento, quando arriva il momento all'interno della vita del proprio business di doversi rivolgere a un fiscalista a un fiscalista internazionale? Te lo dico subito. La fiscalità internazionale è un argomento evidentemente estremamente complesso che ha bisogno di determinate competenze e di determinate attestazioni, soprattutto pratiche, no? Cioè bisogna di essersi sporcato le mani per un po' e di aver avuto un certo numero di clienti, perché altrimenti la casistica di fiscalità internazionale è talmente vasta che se non hai messo le mani perlomeno su una cinquantina di casi non sai obiettivamente di che cosa stai parlando, cioè sai soltanto quello che c'è scritto nel manuale. Mi fanno ridere alcuni consulenti che pubblicano le foto dei libri che hanno comprato di fiscalità internazionale come se solo quel libro bastasse ad attestare il fatto che loro ne capiscono di fiscalità internazionale, oppure quegli altri meravigliosi che hanno un blog in cui parlano delle cucine d'arredo, di come detrarre il bonus della ristrutturazione del patrimonio edilizio, la impresa 4.0, l'IMU, le colf, e poi però hanno la sezione dedicata alla fiscalità internazionale. Allora, la consulenza sulla fiscalità internazionale evidentemente è una consulenza particolareggiata e anche abbastanza complessa, di cui puoi avere bisogno per due motivi. Allora, o perché hai deciso di trasferirti all'estero e di fare business dall'estero, o perché anche se rimani in Italia, parte del tuo fatturato è fatta all'estero, o comunque hai intenzione di espandere sia i tuoi servizi piuttosto che la vendita dei tuoi prodotti in qualsiasi modalità, insomma, abbia tu in mente, quindi dropshipping piuttosto che compravendita tramite spedizione, se il magazzino sia tuo o meno. Quello che importa è che tu vuoi espanderti anche all'estero. Quindi ogni qualvolta i tuoi interessi economici superano il confine italiano, hai necessità che un consulente che si occupa di fiscalità internazionale ti spieghi che cosa è meglio fare, sia se te ne vai, sia se rimani all'interno dei confini del territorio nazionale. Ora, la cosa di cui secondo me, e lo dico alla luce dell'esperienza, soprattutto anche dei feedback che ho ricevuto dai miei clienti, la cosa di cui non puoi fare a meno è di qualcuno che abbia una visione a 360 gradi. L'ho ripetuto tante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo. È necessario affidarsi a qualcuno che sappia cosa succede fuori dal confine italiano e non solo all'interno di un determinato paese. La visione generale a 360 gradi è quella di chi sa esattamente qual è la migliore giurisdizione che più si attesta alle specifiche, alle caratteristiche tue personali come imprenditore e soprattutto del tuo business. Quindi evitiamo di andare da chi apre società in Nuova Guinea, da chi apre società solo a Dubai, da chi apre società solo in Svizzera, perché ti daranno una visione estremamente particolareggiata. E cioè la loro visione, quella del diritto tributario locale, di dove loro hanno lo studio, di dove loro aprono le società. Quello di cui tu hai bisogno è di una visione generalizzata, ma soprattutto disinteressata, di qualcuno che non apra società solo all'interno di quella giurisdizione. Ok? E questa è per quanto riguarda, diciamo, per chiudere l'argomento in pochi secondi, di chi hai bisogno. E invece chi devi assolutamente evitare? L'ho detto in apertura di video, devi assolutamente evitare i generalisti, cioè quelli che sul loro blog parlano di tutto, da come si tappezzano le camerette dei bambini appena nati, a come si apre un conto corrente offshore, e che però, nonostante siano esperti di IMU, di tributi locali e di spazzatura, poi però sono anche specializzati nella pianificazione internazionale. E questa cosa non si spiega, e soprattutto non si spiega perché 9 volte su 10, direi 10 volte su 10, nessuno ci mette la faccia. Quindi sono sempre siti generalisti dove loro ti dicono che sono i numeri uno e che possono fare tutto per te. Quindi ti vengono a montare i mobili dell'IKEA a casa, contemporaneamente però ti fanno una pianificazione fiscale internazionale. Poi non è che ti spiegano tanto esattamente che cos'è questa pianificazione fiscale internazionale. Hanno fatto 3-4 copia e incolla da siti sparsi, tra cui anche il mio, e se lo sono messi sul proprio blog. L'altra categoria da evitare come la peste sono quelli che aprono le società a caso, cioè quelli che aprono solo le società. Però, come dire,
i provider, no? Quelli grandi che promettono l'apertura di società offshore, okay? Quindi apri società in UK, molti sono in inglese per carità, ma ci sono, su questa falsa riga si sono inseriti anche quelli italiani, quindi quelli che ti danno la possibilità di aprire società ovunque tramite i loro servizi. Quindi questa è un'altra cosa da evitare perché allora o si ha un contatto diretto con quel provider e quindi si sa che lì davvero ci lavorano commerciali, a volte succede. Che da lì in quel posto lavorano veramente fiscalisti esperti di fiscalità internazionale. Quindi, quando apro la società c'è un servizio di accoglienza, di assistenza, cioè vengono e mi spiegano apri lì piuttosto che qui a seconda dell'esigenza. Oppure, chi ti apre la società senza però darti, e molto spesso questo succede con le società nel Delaware, fateci caso. Se tu cerchi un sito di apertura società nel Delaware, 9 volte su 10 loro non hanno il fiscalista, hanno soltanto quello che ti apre la società. E quando fai una domanda di fiscalità al provider, quando vai a pagarlo per aprire la società, lui ti risponde che di fiscalità non ne sanno niente e se ne scaricano la responsabilità. Ok? Quindi queste sono le due categorie che dovete evitare come la peste. La fiscalità internazionale è una materia complessa, estremamente complicata, che deve prendere in considerazione tutta una serie di aspetti che vanno dal business alla pragmaticità dell'utilizzo di un conto corrente, dei sistemi di pagamento, della gestione dei fornitori, della gestione dei clienti, perché ognuna di queste singole caratteristiche, l'abbiamo detto in altri video, riporta delle implicazioni a livello fiscale. Ok? Quindi guardatevi attorno sempre, richiedete sempre più di un'opinion, quindi magari cercate anche più di un consulente, ma evitate come la peste le due categorie di cui vi ho appena parlato. Noi ci vediamo nel prossimo video.